Benvenuti, bentornati sul mio canale YouTube, sono Tufomix e quest'oggi siamo ancora qua con il Football 24 cercando di rimanere in Divisione 5 perché ci rimane una partita, ragazzi. Ci vogliono due punti per la matematica salvezza, ci rimane una partita, bisogna assolutamente vincere. Un pareggio non servirebbe, no, forse ci manca un punto, forse un pareggio ci basterebbe perché siamo a 9, credo. 10 abbiamo la matematica salvezza, diamo un'occhiata e poi vi dico. Intanto grazie a tutti quanti di voi che si collegano al mio canale YouTube, che guardano i miei video, che lasciano i like, che lasciano commenti, e mi raccomando commentate che è importante, posso capire quello che più vi piace, che più volete che produco sul mio canale. Mi raccomando, fatelo, scrivete qualsiasi cosa, anche i giochi vi piacciono, se vi piace questo o non vi piacciono, ma commentate ragazzi che fa piacere e aiuta il canale a crescere. Ovviamente grazie anche per le iscrizioni e per le condivisioni che fate sugli altri social. Grazie ragazzi a tutto quanto, prendiamoci i premi della giornata, bonus di accesso, monetine a Google, poca roba. E andiamo subito a vedere, perché sono curioso di vedere, mi sembra che manchi un punto per la matematica prevalenza in divisione 5, vediamo vediamo subito. Sì, siamo a 9 punti, ce ne vogliono 10, manca una partita, un pareggio sarebbe più che sufficiente, ma io ragazzi devo vincere, non posso rischiare un pareggio, poi all'ultimo minuto mi fanno il gol all'ottantesimo come hanno fatto il gol, come ha fatto la Carrarese l'ultima partita giocando con la Spal, che ha fatto un gol al 96esimo quando mai il pareggio era acquisito. Non voglio arrivare a quel punto ragazzi, voglio vincerla per restare in divisione 5 e riprovare col prossimo campionato andare in divisione 4. Lo so, è difficile per me ragazzi, ma tanti miei amici sono bravi, anzi ricordiamo i nostri amici youtubers, quelli bravi che giocano al football, che sono veramente in gamba, ricordiamo Alessandro Gamer che gioca al football, ricordiamo The Last Days, ricordiamo Alebeno 36, ricordiamo il Burneo, che giocano tutti o giocavano, qualcuno continua a giocare, lo so, perché è appassionato di questo gioco, fin dai primi usciti ci sta giocando, e loro sono tutti molto bravi di me, loro vengono tra la prima, la seconda divisione, la terza, ma sono ragazzi veramente bravi a giocare a questo gioco. Trovate il link al loro canale, nella mia sezione canale appunto, andate a trovare perché sicuramente qualcosa che vi piace lo portano sui loro canali. Trovate anche altri due link di due amici che lo portano al fondo, portano altri contenuti, ma non è un problema, sono Squalo Calcio e Lupo del Tubo. Andate pure a trovare anche loro perché sono veramente simpatici, sono in gamba, vi faranno morire dalle risate, vi faranno divertire con i loro gameplay. Allora ragazzi, direi di provarci un punto, ma io ne voglio fare tre. Matchmaking, vediamo se ci dà subito una buona risonanza. Dato vi ricordo che in descrizione di questo video trovate il link alla mia playlist di tutte le partite fatte con il Football 24. Poi esiste anche un'altra playlist di Football 23, ma questo è un altro discorso. 4 tacchi ragazzi, è buona la cosa. Vuol dire che la linea è buona, è veloce e ci permetterà di giocare senza troppo lag. L'avversario è in quinta divisione, la Juve. È un pochino meno forte di noi sulla carta, ma questo non vuol dire, perché sappiamo benissimo che i giocatori che avevano overall bassissimi ci hanno battuto e strabattuto, quindi non vuol dire assolutamente nulla questa cosa qua. Comunque sicuramente è lo Juventino, maglia bianca e nera, De Ligt subito in difesa, ovviamente Juventino ci sta tutto. Andiamo avanti, manteniamo queste maglie. Dicevo in descrizione, trovate il link alla playlist, avete perso qualche episodio, qualche goleada pazzesca che io ho subito, oppure qualche vittoria bella che ho fatto. Vi ricordo l'ultima partita che ho fatto ragazzi, pareggiata 0, 0 no, persa, comunque l'ultima che ho giocato che ho perso, la penultima, ho fatto un gran gol con Kessi, andate a vederlo, perché nel secondo tempo Kessi ha fatto un gol memorabile, molto molto bello, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, ne vale veramente la pena. E adesso vediamoci un po' la nostra formazione. Allora, Mbappé e Messi messi bene, sono uno Barella ottimi, Van Dijk è in forma come tutti gli altri, anche Donnarumma e Skriniar sono abbastanza in forma. Andiamo a vedere in panchina se c'è qualcuno che può entrare subito in campo a posto di quelli che abbiamo. Al momento direi di no ragazzi, direi di no al momento, anche se che sì, può giocare anche mediano, perché anche veloce, non che tiene anche sì, perché può giocare anche mediano, Ho sbagliato di brutto. Allora,
Velocità 83, ragazzi. Questo è potentissimo mediano e lo può fare come Rodri. Però ragazzi, che sì, mi sa che è più. Io metto che sì, ragazzi, qua. Metto che sì oggi e poi lo metto anche in difensiva. Andiamo subito a vederla perché che sì, mi vuole che sia davanti alla difesa. Mi ci vuole davanti la difesa che sì, che stia lì e che non faccia passare nessuno con la sua potenza fisica, con il suo gioco, con la sua stazza, deve bloccare tutti. Ragazzi, la formazione è questa. Io direi che abbiamo come sostituti in attacco, vediamo, sì, un Adriano fortissimo, Haaland, Neymar e Martinez, tutti abbastanza carichi. Ma adesso andiamo a giocarci la partita, l'avversario come se la gioca? Haaland, Messi, Neymar, Rabiot, Pogba e ragazzi, Hernandez. E abbiamo dei bei giocatori. Bei giocatori, l'avversario si comincia. Mi raccomando, ragazzi. Sì, salute, grazie. Può capitare. Ma noi siamo qua per cercare di dare il massimo Quando ci si alla trova sotto volta, di colpi ragazzi. decisi Ok, è sempre siamo. meglio non guardare in basso, ma invece alzare la testa Giochiamo e fuori vedere casa. quello Quindi che occhio accade al sotto kick-off, quando perché gli lui ha spettatori Haaland che vengono parte trovati a una palla velocissimo. quasi da dentro fuori. Quasi, perché sono due i risultati a disposizione per evitare un'ingloriosa retrocessione. L'allenatore in settimana ha predicato calma e concentrazione e ha esortato i suoi ragazzi e tutto l'ambiente a non farsi sopraffare da nervosismo e tensione. Bisogna controllare la pressione, che già è forte e arriva dalla piazza. Questa sì che è musica, amici. I tifosi non smettono di cantare un attimo ed è davvero emozionante essere qui. Si respirano passione e appartenenza. Speriamo di vederle anche in campo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Oggi questa squadra deve assolutamente evitare la sconfitta. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono fatti superare dal suo estero. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Qui può partire il contropiede, sceglie di andare per vie verticali. Ma ho sbagliato, non so perché me l'ha tirato di là questo. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ma no, perché me l'ha persa così? Ridà il pallone. Laimer. Nessuna delle due squadre ha ancora preso l'iniziativa. Siamo in una fase di studio. Riceve bene Laimer. Prova a giocarla in profondità. Ha provato l'azione individuale senza successo. Ragazzi, io ho Palla in rigore tirato per la qua. Lazio. È complicato trovare il varco giusto in mezzo a così tanto traffico. Vince il duello la fa sua, vede lo scatto e cerca la profondità. Che sì. È con Mbappé. Occasione per il contropiede. Riceve un pallone in Mbappé. No, troppo alto, Mbappé raga, si non sono sente andato contro il io. bersaglio, la sua conclusione. Bravo Mbappé, bravo L'efficienza del Mbappé, contropiede è continuiamo, eh. una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Passa il pallone, però male. Messi. Punizione questa? Pogba. Neymar. Messi. Costruiscono la manovra con sicurezza. Si destreggiano con un buon possesso di palla. Hernandez. Grande, Hanno vai aperto un così. vano laterale. Ragazzi, dobbiamo fare gol, bisogna fare un gol qua subito. Ma dai, che cazzo! Sistema qui la manovra. Holland. Vede un Ragazzi, angolo, ma si va mica sposta bene sta indietro. roba qua. La butta in mezzo. Il portiere allontana il pericolo. Va alla ricerca di un compagno davanti. C'è Messi? Palla in avanti verso il compagno. Mbappé! Ottimo dribbling! Se ne va! Mbappé! Ma no, cos'è questo passato Gioca con tiro il di rigore. merda? Era un buon tiro questo. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Neymar!
Holland. Cerca l'uomo là davanti. Errore qui, pallone sprecato. De Ligt. Hernandez. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Messi, palla intercettata, gioca una palla lunga. Holland, cerca la gran parata di Donnarumma. Vai, 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 lo prendi. Çalhanoğlu. No! Neymar! Porca troia, ragazzi, l'ho sbagliata io, brutto, eh. Diamo attenti a queste ciapeste qua, eh. Dai, dai, porta che possiamo ancora farcela. Possiamo rischiare di fare bene, eh. Impegniamoci un po' di più. Giocata in porta. Devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Che sì. Cosa fa questo? Ma cosa cazzo fanno? Perché l'avversario uno? E Passarella! Ma dai, cazzo, a porta vuota, Valerio, l'avversario si era bloccato. L'avversario si è fermato, non so se ha l'arco, lo sta facendo, ma si è fermato l'avversario, eh. Altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. L'avversario si è fermato, mi sa che qua è fermo, eh. Vediamo se riprende. No, sta riprendendo. Danilo cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Qui cerca. Cazzo, che botta! Vai, vai così. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Ho messo in pausa. Che succede? Perché metti in pausa l'avversario? Ragazzi, andiamo bene qualcosa? Vediamo qualcosa, dai, su. L'avversario ha messo in pausa, non so la motivazione. Vediamo se riparte. Ah, madonna, ho preso una botta tremenda. Vediamo, L'avversario non riparte ancora, eh. Vediamo che succede, ragazzi. L'avversario non vuole ripartire, è ancora in pausa. E forse gli è venuto un attacco di diarrea, che è corso in bagno, di disenteria, non so, ragazzi. Non so come chiamarla, ma è sparito e noi siamo qua pronti per giocare. Siamo in un buon momento. Stiamo anche andando abbastanza bene come momento, quindi l'avversario non può andarsene via adesso, dobbiamo giocare, stiamo giocando bene, dobbiamo continuare così perché lo vedevo bene, la vedevo bene la partita, ragazzi, e quindi mi sa che dobbiamo continuare in questa maniera. Però l'avversario non si fa vedere, il tempo qua sta per scadere, adesso o si ritorna in campo oppure... Non è che deve andare via questo? Stiamo giocando e deve andare via? Sì, ma non possiamo avere 2 ore e mezza di pausa, eh? Konami, non è che hai tutto il giorno di pausa perché altro aspetta, c'è un limite di tempo. Io quando sono in pausa me la blocchi e mi butti in campo. Ah, ecco. Primo calcio d'angolo dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. C'è il colpo di testa! Si esprime in un buon intervento. Non ha sbagliato nulla. All'estremo difensore. Mi sa che l'avversario è bloccato, eh. No, non è bloccato, vediamo un po'. Recupera palla dopo qualche sportellata. Era al posto giusto, un bel anticipo. Arriva il fischio dell'arbitro. Ragazzi, l'avversario non so che fine ha fatto. Noi giochiamo perché se questo riprende mi fa cosa. Ah, perché non importa, l'abbiamo fatto comunque. L'avversario
L'avversario non lo sto giocando, ragazzi, che facciamo? Se mando molto perdo e torno in certa divisione, ricordiamoci. Se gioco e rischio di giocare e fare gol, sembra che sono uno stronzo. No, ha ripreso. L'avversario si è ripreso, E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. L'Inter ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Neymar. Danilo. Pogba. Palla ad Haaland. Barella. Pogba è l'autore del fallo. Ammonito anche, no? Dai, forza ragazzi, dobbiamo fare un gol per avere un minimo di sicurezza, Facciamo un gol per avere un po' di sicurezza, perché ce l'ho qua, non si mette affatto bene. Si fanno intercettare il pallone, serve più precisione e velocità. Madonna, quasi. Laimer. Haaland. C'è Messi. Palla a Neymar. Pallone interessante in verticale. Çalhanoğlu. Arbitro, la punizione. Ma qua facciamo la punizione tutto andare. Çalhanoğlu. Ma dai, ma che cazzo. Barella prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla oltre la linea, gioco fermo. Ok, dai, vai. Ma cosa è tua? Ma va a cagare. Danilo. Laimer. Neymar cerca il movimento dei suoi in profondità. La mette in mezzo, un recupero provvidenziale. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Pallone lungo in verticale. Messi prova a superare la difesa con un filtrante. L'estremo difensore la caccia lunga. Laimer. Una bella giocata nello spazio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima giocata difensiva. La gioca in profondità. Pensa al tiro e ci prova. Oh, Madonna ragazzi, stiamo attenti qua, Con la difesa ben piazzata. Andiamo a fare qualche cambio, Qualche cambio lo facciamo, Vediamo, Ragazzi, Messi è in formissima, però no, non mi fa gol Messi. Io metterei un Lautaro, perché Lautaro sapete che quando si impegna fa 99, però Lautaro lo mettiamo, E per il resto lasciamo tutto com'è. Dai, sono tutti abbastanza messi bene, quindi cerchiamo di mettere Lautaro e cerchiamo di spingerla dentro. Su, dai, un gol, ragazzi. Un golettino e noi siamo tranquilli, Però se lui ci fa gol, noi rimaniamo assolutamente. Per colpire gli avversari in contropiede. Haaland. Neymar. Un possesso di palla serafico, fatto di passaggi corti. Riconquista la sfera senza tanti complimenti. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Ci crede, cerca la porta. Si prova questo, ragazzi, si prova, Stiamo attenti, non possiamo rischiare di prendere un gol di merda, ragazzi. Stiamo attenti, su, via. Dai. Facciamo un tiro lungo davanti. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Laimer prova a darla profonda nello spazio. La mette in avanti. Siamo nella fase finale del match. Seguiamo questo contropiede. No! E alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Pogba. Prova a verticalizzare. Neymar. Haaland. C'è Messi.
L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Vaffanculo. Si stanno risparmiando sforzi. Passa il pallone, però male. Pogba. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Via. Il guardaline alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Come siamo messi qua? Qualcuno è stanco? Non ce l'hanno, dai. Ce l'hanno, ci mettiamo qualcuno di un pochino più. Chi ci mettiamo davanti là? Possiamo mettere un Casimiro? No, possiamo mettere un Bellingham. E qua ci mettiamo un Rodri, allora, no, un Rodri, ci mettiamo un Rodri. Proviamo, dai, proviamo così. Proviamo così, ragazzi, dobbiamo cercare assolutamente di vincerla, ma può andare bene anche un pareggio a questo punto, perché ecco Mbappé. Stanno facendo di tutto per vincerla, secondo me attaccheranno fino allo scadere. Prova a giocarla in profondità. Palla Bellingham, una difesa a 5 stelle. Arbitro. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Palla all'Lautaro Martinez. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. La mette in avanti. Bravo, bravissimo. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Oh. Neymar. Chissà, Fabio, se le squadre si del pareggio o si assisteremo. È un'occasione. Meno male, vai tranquillo. Un intervento di routine. Vai là. Prima iniziativa offensiva, ma migliore è stata la reazione del portiere. Anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Messi. Messi. Pogba. Ragazzi, va bene. Va bene così, siamo salvi, restiamo in quinta, potremmo vincere, ragazzi, non ce l'ho fatta. L'avversario sono forti in divisione 5, perlomeno per me, perché io sono di quinta, quindi gli avversari che incontro in quinta sono forti, ragazzi, tre tiri in porta, tre parate, va bene, 5 tiri totali, abbiamo meritato il pareggio, ci sta tutto il pareggio, ragazzi, io sono così contento, vi ricordo se volete lasciare un like, un pollicione in su, aiuta tantissimo il canale a crescere, ragazzi, quindi aiutatemi, fate il possibile per condividere, commentate il video, quello che scrivete, quello che volete, poi se non siete ancora iscritti al canale, ragazzi, iscrivetevi. Non costa nulla, attivate anche la campanellina, che è quella lì, fatta così, trovate nel mio canale da qualche parte, nella mia pagina, nella mia homepage, attivatela e sarete avvisati ogni volta metterò un nuovo video. Mi raccomando, ragazzi, TuffoMix vuole che lo aiutate a far crescere questo canale. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima, cercheremo di ricominciare la divisione 5, cercheremo di andare finalmente in divisione 4. È un sogno, ma possiamo farcela. Ragazzi, ciao a tutti, ciao.